Una buona giornata e bentrovati alla prima edizione del nostro telegiornale che ovviamente parlerà per larghi tratti dell'emergenza sanitaria. Oggi apriamo con la app Immuni, l'applicazione per tracciare i contagi da Covid-19 che sarà sperimentata in Liguria, in Puglia e nella nostra regione e potrebbe essere scaricabile già tra un paio di settimane. Perplessità riguardo la privacy, ma il garante Soro ha dato il via libera. Facciamo il punto nel servizio di Giuseppe Dintino. L'app Immuni sarà sperimentata in Abruzzo. La nostra regione infatti è tra le tre in cui sarà testata l'applicazione per il tracciamento del Covid-19. Le altre due saranno Liguria e Puglia, dunque la sperimentazione sarà al nord, al centro e al sud della penisola. È stato reso pubblico il codice sorgente, ovvero il profilo dell'app, che potrebbe essere disponibile sugli smartphone già tra un paio di settimane. Caricando dati come la zona di provenienza, la provincia e le informazioni epidemiologiche, come ad esempio la durata dell'esposizione ad un utente positivo, l'app manderà alert in caso di vicinanza a una persona a rischio e chiederà se si sono manifestati sintomi riconducibili al coronavirus. In caso di risposta affermativa si seguirà una procedura DOC, altrimenti l'utente verrà invitato ad adottare semplici accorgimenti, quali il distanziamento sociale, fino a data stabilita. E tutto ciò per tracciare i contagi, nonché per tenere traccia degli spostamenti degli individui. I più diffidenti però lanciano l'allarme riguardo la privacy, innanzitutto perché l'app utilizzerà un sistema di tracciamento elaborato in sinergia da due aziende private, quali Apple e Google, e la versione italiana sarà realizzata dalla SPA Bending Spoons. Ma il garante della privacy, Antonello Soro, ha dato il via libera, poiché l'app sarà installata su base volontaria, ad ogni utente sarà assegnato un codice casuale anonimo e il tracciamento avverrà non con la geolocalizzazione, ma tramite Bluetooth. Inoltre occorre ricordare che probabilmente i timori distopici riguardo il progresso tecnico-scientifico sono già realtà, forse perché il progresso non è stato supportato da un discorso etico in grado di reggerne il passo. I social network infatti continuamente danno in pasto i nostri dati sensibili ad aziende pubblicitarie e forze di polizia in virtù di esigenze economiche e del mantenimento dell'ordine pubblico. I telefonini che abbiamo in tasca, inoltre, all'occorrenza sono videocamere e microfoni ambientali sempre vigili, ad uso e consumo di governi, aziende e malintenzionati che riescano ad accedervi. E i recenti fatti di cronaca, come ad esempio quelli che riguardano intercettazioni e fruizioni di dati sensibili, anche per influenzare elezioni e geopolitiche, ne sono la dimostrazione. Insomma, l'app Immuni potrebbe rappresentare un rischio per la privacy? Per rispondere a questa domanda occorrerà fidarsi del giudizio dei tecnici chiamati ad esaminarla, ma anche qualora così fosse, ciò non intaccherebbe drasticamente una privacy individuale che ormai esiste sempre più formalmente piuttosto che in sostanza. Google, uno dei genitori del sistema di tracciamento, specifica che l'app avrà un impatto positivo anche se verrà utilizzata dal 10 o 20% degli utenti. Il governo italiano, tra due app che rispettavano i criteri della Commissione europea, ha scelto quella elaborata da Bending Spoons, che si sarebbe avvalsa anche della supervisione tecnica di John Elkann, presidente di Fiat Chrysler. Secondo alcune indiscrezioni, prima di essere pubblicata, l'app potrebbe essere testata nella fabbrica Ferrari di Maranello. E adesso una notizia che arriva dall'agenzia ANSA, perché sono state oltre 7.300 in Italia le chiamate effettuate dalla Croce Rossa per contattare i cittadini del campione che parteciperà all'indagine sierologica nella prima giornata di ieri. Il 25% del campione ha detto sì all'esecuzione del test, già al primo contatto, mentre sono oltre il 60% le persone che hanno chiesto di essere ricontattate per vari motivi e circa il 15% quelle propense, ma che per il momento stanno ancora valutandolo, si apprende dalla Croce Rossa italiana. E adesso noi andiamo in esterna, come di consueto, a Pescara, dove ritrovo Paolo Renzetti, che oggi, caro Paolo, ci racconta una storia, come tante probabilmente ce ne sono state in questi 2 mesi e mezzo, una storia che possiamo dirlo è a lieto fine e ci fa particolarmente piacere. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Jacopo, buon pomeriggio da Piazza Italia, siamo a Pescara e siamo con Maurizio Melchiorre che ringraziamo, possiamo dire, signor Maurizio, una storia, come diceva Jacopo Forcella, da studio a lieto fine, come fortunatamente ce ne sono state tante
nel nostro paese. Lei è stato ricoverato per 33 giorni in pericolo di vita all'ospedale di Pescara, colpito dal coronavirus, è stato nel reparto di terapia intensiva, è stato intubato, estubato, poi di nuovo intubato e diciamo che in quei giorni ha anche pensato di non poter riuscire a farcela, a superare questa malattia, perché i bollettini medici erano davvero molto molto critici. Allora vogliamo un attimo raccontare questa storia a lieto fine. Sicuramente, diciamo che la parte più brutta della storia io non l'ho vissuto perché ero addormentato. Però sono partito da casa perché sia mia moglie che mia figlia erano positivi, poi visti che la febbre arrivava a 37 la mattina e 39 la sera, abbiamo deciso di andare in ospedale. Dico, faccio un TAC, mi danno una cura specifica e ritorno a casa. Invece è successo che mi hanno ricoverato e mi hanno portato a pneumologia. Pneumologia, sono stato 2 giorni con l'ossigeno, ci stavano dei miglioramenti, però non erano sufficienti. Sicché mi hanno portato su a terapia intensiva e con la Frattari hanno deciso in piena notte di intubarmi. Ho salutato la famiglia per tranquillizzarle, nel senso che io ho telefonato, loro mi hanno visto che stavo bene, però mi hanno detto mo l'addormentiamo e poi la indubbiamo. E ho detto buonanotte, ci vediamo a presto, perché il mio intento era questo, dice facciamo le terapie, risolvo la situazione e ritorno subito a casa. Invece così non è stato, dopo 2 giorni mi hanno stubato, però mi hanno messo a pancia in giù in una situazione abbastanza difficoltosa sia per respirare che per starci 2 giorni di seguito. I risultati sembravano buoni, però alla fine, dopo 2 giorni e mezzo, mi arriva la dottoressa e mi dice Melchior, la dobbiamo rintubare la seconda volta. Dico va bene dottoressa, facciamolo, perché io ero sempre convinto. Dico, beh, prima finiamo le terapie e prima torno a casa. Se non che in questa seconda fase è stato un po' più lungo, sono stato intubato per 12 giorni e io stavo tranquillo perché dormivo. Se non che quando mi sono svegliato ho visto un'euforia intorno a me, sia i medici che gli infermieri mi chiedevano come va, e dicevo bene, mi sento bene, e loro mi dicevano ti credo io, come va? Sei meglio? Ti credo io, tutti in questo modo. Poi telefonando a casa con mia moglie e mia figlia ho visto nel loro sguardo un'euforia incredibile, mia moglie che piangeva, mia moglie che esultava, stai tranquillo, poi ci vediamo a casa e mettiamo tutto a posto. Sembrava che le cose fossero andate per il verso giusto, però questa euforia ho capito che era determinata da che cosa? Che i bollettini che arrivavano a casa puntualmente tutti i giorni alle 2:30 erano questi. Non ci sono speranze, signore. Se la situazione cambia, glielo faremo sapere. Quindi in pratica l'obiettivo dei medici, dei sanitari, era quello di tenerla tranquilla per non farla preoccupare, perché la situazione era una situazione quasi disperata. No, ma io dormivo, quindi dormivo, ero tranquillo. Io, per me non c'è stato, io non avevo dubbi. Io sono andato in ospedale per curarmi e tornare a casa, solo che loro l'hanno vissuto in maniera diversa. La cosa che mi ha colpito è che mi arrivavano sms, persone che mi chiamavano e dicevano tutti quanti ci hai fatto preoccupare, e ho capito che c'è stata una grossa solidarietà dietro questa storia. Vogliamo un attimo parlare anche delle persone che l'hanno curata, i medici, gli infermieri dell'ospedale di Pescara, perché lei mi diceva prima ho visto una grande umanità, una grande professionalità. Ma ho visto, in terapia intensiva io non me l'aspettavo, sinceramente io sono andato su, ma mo la spogliamo e ci mettiamo un camice. Mi hanno spogliato, io ho deciso di consegnare il mio corpo ai medici, ma soprattutto mi sono tranquillizzato perché ho visto che ci sta un'umanità. E un rispetto per le persone incredibili, perché io in ospedale sono stato più di una volta, però essere coccolato in questo modo non mi era mai successo.
e ho capito che in fondo dietro alle mie cure ci stavano delle persone umane, sensibili e soprattutto capaci di far fronte a questa esigenza. Tra poco faremo ovviamente anche intervenire da studio Jacopo Forcella. Un'altra cosa che mi diceva prima del collegamento: 33 giorni in ospedale, ha perso 24 kg. 24 kg. Questa è l'unica cosa. Una sofferenza fisica e anche psicologica, però mi diceva probabilmente qualche chilo lo volevo perdere prima. No, diciamo che questo è l'unico aspetto positivo di tutta questa storia. Mi sono ritrovato praticamente un'altra persona. Non avevo muscoli, non avevo grassi, ma soprattutto riguardando le foto attualmente mi sono reso conto che effettivamente della sofferenza c'è stata. Ma la sofferenza non finisce là, perché poi quando torni a casa sembra che il mondo è tutto piano, invece per recuperare le forze, la muscolatura e quant'altro è molto lento il processo. E quindi, sì. Chiedo scusa, sono passati 2 mesi da questa odissea, è stata tale, 2 mesi di grande sofferenza, ma come diceva anche prima, la vicinanza di sua moglie e di sua figlia ovviamente sono state importantissime. Diciamo che loro erano da tramite a un paese intero che ha fatto della solidarietà. Hanno fatto gruppi di preghiera, hanno pregato in tutti i modi, in tutta Italia, dal cristiano al buddista ai rappresentanti di Reiki che facevano le concentrazioni ogni giorno per mandarmi delle energie. Non a caso ho avuto 2 visioni durante la seconda intubatura, ho visto dei grossi fasci di luce, quindi un momento di lucidità, ho capito che il mio corpo stava da una parte, io stavo vivendo un'altra realtà, e sti fasci di luce erano talmente intensi, talmente belli, talmente carichi di energie, che io ho detto è qua che mi devo aggrappare. Jacopo. Sì. Signor Maurizio, innanzitutto la ringraziamo ovviamente per la disponibilità, per la gentilezza con cui ci ha raccontato una storia per tanti versi molto toccante. Io volevo chiederle in un racconto cronologico come è andata nel momento in cui lei ha avuto i primi sintomi e poi come ha scoperto, magari attraverso un tampone, di averlo, cioè quali sono stati i passaggi. Ovviamente lei ha avuto anche sua moglie e sua figlia positivi, ecco, come è andata la questione? Beh, la questione del tampone non è stata molto semplice, soprattutto in quel periodo ci stava molto caos, ma soprattutto i medici di base, il nostro medico di base cercava di sminuire un po' la cosa e dice: ma questa è una semplice influenza, è una semplice influenza. Però poi 3 persone dentro casa che di colpo si ammalano contemporaneamente, sinceramente non c'è mai stata in casa mia. Al che ci siamo allarmati, mia moglie è stata molto insistente e alla fine siamo riusciti a fare sto tampone il giorno 17. 17 marzo. 17 marzo. Il 20 mia figlia si è laureata la mattina online e nel pomeriggio è arrivata questa notizia che eravamo io e mia moglie positiva. Chiedo scusa, signor Maurizio, appena in tempo a brindare alla laurea di sua figlia. Sì, fortunatamente almeno questo gli ha rispettato i programmi un po' che si era prefissata mia figlia. E poi successivamente niente. Sono stati 3 giorni che loro miglioravano, invece io peggioravo perché la febbre saliva di sera a 39. Questo è stato un campanello d'allarme. Sabato, dico domenica ci andiamo a fare in ospedale, ma forse avrei fatto bene ad andarci. Lunedì sono andato in ospedale semplicemente per fare un TAC e pensavo, dico, mi daranno una cura specifica e quindi potrò fare tutto a casa. Invece così non è stato. Signor Maurizio, da quello che insomma ci è dato sapere per la risoluzione, per fortuna, della sua malattia, lei è stato sottoposto a una cura farmacologica con il tocilizumab, sbaglio? Ecco, vogliamo dire che su di lei ha avuto questo farmaco gli effetti che molti desideravano.
Sicuramente, sicuramente sta di grosso aiuto. Io sinceramente non sapevo che cosa mi facevano perché non ero presente lì. Ci stava il mio corpo e quindi facevano tutto loro e fortunatamente l'evoluzione della cosa è stata in maniera positiva. Io dico che questo farmaco sicuramente avrà avuto dei grossi pregi, ha avuto una grossa influenza sul mio corpo, però credo anche che la solidarietà ricevuta un po' in tutta Italia con i miei amici che sono sparsi di qua e di là. Tra l'altro ricordiamo, signor Maurizio, mi scusi se la interrompo ancora una volta, che la sua storia è finita sulle colonne del Corriere della Sera di un giornale americano, un grosso giornale americano, una nota trasmissione di Canale 5. Sì. Sono stato dalla Panicucci che ha visto l'articolo sul Corriere della Sera, che non stavo solo ma ci stavano altre 5 persone che hanno vissuto lo stesso iter e quindi la stessa prassi là nell'ospedale di Pescara. Quindi era nata questa cosa con un ragazzo che mi si è presentato lì all'ospedale, mi ha detto: le posso fare 2 foto? Questo è Stefano Schirato, che ho conosciuto lì e non sapevo chi è, non lo conosco, però ci siamo trovati talmente in sintonia che è nato un rapporto bellissimo. Ho visto le foto e ha avuto un effetto incredibile sui miei amici e su tutti, perché sono eloquenti e riuscito a capire proprio l'essenza delle cose. Signor Maurizio, io le chiedo solo una cosa, una notizia che abbiamo letto poco prima del collegamento con lei, solo uno spunto di riflessione da parte sua. Abbiamo detto che sono arrivate le prime 7.300 chiamate in tutta Italia per i test sierologici, solo il 25%, quindi un quarto dei contattati, ha detto sì, ok, vengo a farlo. Dopo aver vissuto quello che lei ha vissuto insieme alla sua famiglia, ma soprattutto lei, Che cosa pensa di questo, del fatto che ci sia anche un po' di resistenza nel controllo, nel farsi controllare? Lei, che per esempio ci ha raccontato, ha dovuto lottare quasi per farsi controllare, per farsi tamponare. Allora, quando Stefano si è presentato da me che voleva fare delle foto, gli dico la finalità qual è? E lui mi ha spiegato: per dare un segnale di positività che il coronavirus non è fatto soltanto di bare che passano sui camion eccetera eccetera, ma ci sono degli aspetti positivi che ce la possiamo fare, ma soprattutto se siamo uniti e ci abbiamo la forza di farlo. E con questo segnale di positività siamo andati avanti e abbiamo fatto. Sono qua semplicemente per lanciare un messaggio, perché quando sono uscito i medici mi hanno detto: non conosciamo bene quali sono le conseguenze di questa situazione, anche se io ho fatto il sierologico e quindi so di avere gli anticorpi, comunque rispetto le regole, perché fin quando non troviamo una soluzione, secondo me non bisogna abbassare mai la guardia. E se in famiglia mia tutto il processo, cioè il tampone, l'avessimo fatto qualche giorno prima, determinate situazioni potevano avere un'evoluzione molto molto diversa e meno drammatica di quella che c'è stata. Vi posso assicurare che non mi sono bastati 15 giorni per rassicurare mia moglie e mia figlia, che ero ancora presente, e loro mi guardavano sempre con un occhio un po' preoccupato. Alla fine io ho detto a mia figlia: papà, io sto qua, sono convinto di restare finché è possibile, non ti preoccupare, finalmente si sono rilassati. Quindi lancio questo appello: non facciamo finta di niente, la realtà è dura. L'ho provato sulla mia pelle, ho visto delle persone, degli amici miei, perché ho studiato a Bologna, quindi ho ancora dei contatti con degli amici che hanno visto le mie foto su Facebook e hanno detto: Maurizio, ma sei tu? Si sono chiesto se ero io.
E dunque questa è la storia davvero a lieto fine, ne siamo molto felici, di Maurizio Melchiorre, geologo di professione, originario di un paese in provincia di molto Chieti, bello, che è Gessopalena. Gessopalena, vive a Pescara, che oggi ci ha raccontato questa toccante storia, l'essere riusciti a vincere questa battaglia con il Covid-19. Grazie signor Maurizio. Io vi voglio ringraziare per l'opportunità che mi avete dato. E noi ringraziamo lei ovviamente. Ma non per me, ma per tutti quelli che stanno attraversando un momento brutto. Grazie, grazie davvero per la sua toccante testimonianza. Da Pescara è tutto, grazie a Loris Bernardo per l'assistenza tecnica. Linea a te Jacopo. Grazie, grazie Paolo, grazie ovviamente al signor Melchiorre per averci raccontato la sua storia. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, andiamo a Teramo, si torna a progettare grandi cose. Grazie ai fondi del Masterplan, il Comune, l'Università e l'ASL hanno firmato una convenzione per la variante urbanistica che porterà al recupero dell'ex manicomio di Porta Melatina. Entro l'anno saranno appaltati i lavori e il cantiere vedrà la luce nel 2021. Tania Bondici Castelli. Comune, Università e ASL unite insieme per disegnare urbanisticamente la Teramo del futuro. Ripartono le progettazioni definitive per riaprire cantieri strategici che rivoluzioneranno la storia del capoluogo aprutino. In primis il recupero dell'ex manicomio, per il quale il Masterplan ha previsto ben 142 milioni di euro che si spera non vengano congelati dall'attuale governo regionale. Ma c'è molto altro. Riparte l'ampliamento del polo bio-agroalimentare di Piano d'Accio, la ristrutturazione dell'ex mensa di Coste Sant'Agostino, dove andranno alcuni laboratori, e la casa dello studente in Viale Crucioli. Riprende il cammino non solo della cittadella della cultura, ma dell'intero Masterplan. Ovviamente all'interno del Masterplan uno degli elementi fondamentali è proprio la cittadella della cultura, quindi il recupero funzionale dell'ex manicomio, e che vedrà insomma degli spazi dedicati ovviamente all'Università di Teramo, in particolare alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, al DAMS, ma di fatto una serie di servizi per l'intera città. Insieme con la cittadella della cultura riparte anche il polo agrobioveterinario, quindi la seconda stecca di Piano d'Accio, quindi della Facoltà di Veterinaria, e il recupero funzionale dell'ex mensa, quindi che ci lega a doppio filo con l'ADSO, alla quale abbiamo ceduto Viale Crucioli per la casa dello studente, e nell'ex mensa ovviamente verranno gli impianti pilota e le start-up, e poi il laboratorio di medicina traslazionale. Quindi una serie di cantieri, possiamo dire, parlare di quattro cantieri, quindi siamo pronti a far ripartire il tutto. Per l'ex ospedale psichiatrico, che si estende su una superficie di 22.000 metri quadrati, è stata appena firmata una convenzione tra Comune di Teramo, ASL e Unite per la definizione della variante urbanistica, che dovrà essere votata dal Consiglio Comunale esattamente tra 45 giorni. Un progetto epocale, lo ha definito il sindaco D'Alberto. Le previsioni parlano di un appalto lavori per fine anno, l'inizio lavori per il 2021 e la fine del recupero per il 2023. Un intervento storico, quindi siamo arrivati ad un punto rispetto al quale adesso dobbiamo spingere e accelerare. Lo faremo adesso come comune, tocca a noi gestire la fase, diciamo così, di condivisione con la città nei prossimi 45 giorni con il Consiglio Comunale, e anche far partire l'iter urbanistico per appunto la variante urbanistica che poi dovrà approdare in Consiglio Comunale. Ma anche l'ASL di Teramo, proprietaria del vecchio manicomio, ceduto in comodato d'uso per 90 anni, ha annunciato l'apertura di nuovi cantieri, il recupero di una struttura in via Taraschi, ex ospedaletto, e la riqualificazione dei padiglioni per malati psichici di Casalena, lasciati all'abbandono da oltre 30 anni. Il sindaco di Pescara Carlo Masci, dopo la richiesta da parte dell'avvocato Romolo Reboa, ha messo a disposizione il palazzetto dello sport Papa Giovanni Paolo II per le prossime udienze del processo Rigopiano. Adesso si aspetta il via libera da parte del Ministero. Intanto l'udienza del 10 luglio va verso un nuovo rinvio a settembre. Stefano Recanati.
Sarà il Palasport Papa Giovanni Paolo II di Pescara la struttura messa a disposizione dal sindaco di Pescara Carlo Masci al presidente del Tribunale della Città Adriatica in vista della prossima udienza preliminare per quanto riguarda il disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola in cui persero la vita 29 persone. La decisione del sindaco fa seguito alla richiesta inviata dall'avvocato Romolo Rebo al fine di evitare un nuovo rinvio dell'udienza dopo lo slittamento di quella del 27 marzo causa emergenza Covid-19. Dato che l'aula, fino a questo momento utilizzata per le udienze del procedimento, la numero 1 del Palazzo di Giustizia, non ha gli spazi sufficientemente ampi per garantire il distanziamento di tutte le parti che hanno diritto a partecipare al processo. Ecco qui che la location individuata, capienza tra gradinate e parquet, dovrebbe arrivare intorno alle 3.000 unità, appare la più idonea ad accogliere le oltre 250 persone che dovrebbero partecipare ad ogni udienza, potendo di fatto rispettare le attuali norme previste per il distanziamento sociale. La palla passa ora al presidente del Tribunale Angelo Bozza, ma i problemi non finiscono qui, perché c'è ancora un altro nodo da sciogliere, quella della data, visto che resta ancora aperta l'ipotesi di un nuovo rinvio. Difficilmente l'udienza si potrà svolgere il 10 luglio, alla luce del fatto che i termini dell'emergenza per il comparto della giustizia sono stati prorogati al 31 luglio e dunque tutti i procedimenti previsti fino a quella data, a meno che non presentino carattere d'urgenza, sono destinati a slittare, a meno che non arrivino indicazioni diverse e precise proprio dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede, che già nei giorni scorsi era intervenuto sulla questione location sollecitato dall'avvocato Reboa, visto che a distanza di 3 anni dalla valanga si è ancora davanti al giudice per le indagini preliminari Gianluca Sarandrea, in attesa, quantomeno, del sì o no sulla riunificazione del processo madre con quello del depistaggio. Dunque, ad oggi, l'unica cosa certa sembra essere la sospensione dei termini di prescrizione dei reati, che quantomeno mette al riparo i familiari delle vittime da un eventuale ennesimo rinvio. Blitz antidroga della Procura di Teramo questa mattina a Giulianova. 30 carabinieri della compagnia proprio di Giulianova hanno circondato il quartiere Rocca e arrestato 3 persone per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrate cocaina ed eroina. L'indagine della Procura era iniziata lo scorso anno. A seguito di un'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, espletata dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giulianova, in sinergia con i colleghi della compagnia di Chieti Scalo e con l'ausilio di unità del nucleo carabinieri cinofili di Chieti, sono stati arrestati 3 indagati ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio e di cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, dal mese di agosto 2019, il nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Giulianova ha avviato un'attività di indagine finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti sulla costa teramana, ma con clienti che giungevano da tutta la provincia di Teramo. L'indagine nasceva dal controllo e dalla successiva osservazione di un pregiudicato proveniente dall'entroterra teramano, trovato in possesso di alcuni grammi di eroina. Dallo sviluppo dell'attività investigativa veniva subito individuato un gruppo di pregiudicati facenti parte dello stesso nucleo familiare, avente la base operativa nella zona della Rocca a Giulianova, che aveva attivato un lucroso canale di traffico di sostanze stupefacenti, in particolare eroina e cocaina. Il primo importante riscontro alle indagini si ebbe nel mese di novembre 2019, quando i militari dell'arma, grazie anche all'impiego di unità cinofile, trovarono e sequestrarono in uno scantinato del quartiere della Rocca a Giulianova appunto, più di 1 chilo di eroina e circa 200 grammi di cocaina, con il conseguente arresto di una pregiudicata di 56 anni. Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica del Tribunale di Teramo sono state avviate così attività tecniche che hanno accertato e documentato nel corso dei 3 mesi in cui è durata l'indagine la cessione ai numerosi tossicodipendenti che si approvvigionavano dalla banda di circa 750 grammi di cocaina e 400 grammi di eroina per un valore complessivo di oltre 100.000 euro. Le misure di custodia cautelare in carcere e le perquisizioni sono state effettuate da oltre 30 carabinieri che hanno cinturato l'intera zona della Rocca Giulianova al fine di evitare eventuali fughe dei soggetti. La bonifica di Bussi torna al punto di partenza. L'associazione ambientalistica Forum H2O smentisce le motivazioni del Ministero sull'annullamento della gara d'appalto.
Si infittisce ancora di più la questione della bonifica di Bussi. Il Ministero dell'Ambiente ha colto al balzo la sentenza del Consiglio di Stato che individua la Edison come responsabile del disastro ambientale e intende annullare la gara del 2018 che aveva aggiudicato i lavori di bonifica delle discariche 2A e 2B. Tra le motivazioni, quella che risulterebbe difficoltoso, una volta completata la bonifica, recuperare le somme nei confronti del responsabile, ovvero Edison, ma anche perché tramite quell'appalto non si soddisferebbero le esigenze di bonifica. Le cose però non sembrerebbero stare così. Secondo un documento dell'ARTA, la procedura tracciata per la bonifica sarebbe corretta. Abbiamo trovato un documento dell'ARTA del 2015 in cui si spiegava il perché il commissario delegato all'atto di elaborare il progetto non avesse fatto ricorso alla cosiddetta analisi di rischio. Non lo doveva fare semplicemente perché aveva fatto ricorso alla procedura semplificata prevista peraltro dalle norme, perché la procedura semplificata prevista da un articolo del testo unico dell'ambiente prevede che per velocizzare appunto le bonifiche si possa saltare la fase di analisi di rischio. Perché? Perché si toglie il materiale contaminato, si tolgono i rifiuti, si tolgono i terreni contaminati e quindi non si deve passare per l'analisi di rischio, che peraltro avrebbe l'effetto di arrivare a degli obiettivi di bonifica meno restrittivi di quelli attraverso la procedura semplificata, cioè i terreni potrebbero rimanere con valori di contaminazione leggermente superiori o anche più superiori di molto rispetto a quello alla procedura semplificata, che quindi è più restrittiva e più conservativa, quindi i benefici per l'ambiente sarebbero addirittura maggiori. Intanto il sottosegretario all'ambiente Roberto Morassut tenta ancora di smorzare i toni. In una nota all'ANSA dichiara che risanare i siti inquinati, che in Italia sono 45 per un totale di oltre 170.000 ettari, è una priorità per Stato e Regioni e per questo si affronterà una riforma del testo unico ambientale col fine di aumentare i fondi per le bonifiche. Morassut però non specifica né come né quando, mentre 50 milioni per Bussi sono stati ridesignati al Ministero dell'Economia. Ci chiediamo il perché si stia facendo tutto ciò per rimandare una bonifica che aspettiamo da tanti anni. Eravamo arrivati con un progetto praticamente sulla soglia della realizzazione e ora riparte tutto da capo, ridando a Edison praticamente le chiavi del futuro di Bussi. Adesso parliamo di sport, perché completati i test sierologici tutti i giocatori del Pescara sono risultati negativi. Da oggi i calciatori biancazzurri saranno sottoposti ai test del tampone prima che la squadra possa tornare a svolgere allenamenti al Poggio in forma collettiva. Intanto, in attesa di conoscere le date della ripartenza nel vertice di giovedì tra Ministro dello Sport, Federcalcio e Leghe, ieri il direttivo della Lega B ha confermato l'indicazione già emersa nelle scorse settimane di disputare tutte le restanti giornate di campionato, le gare di playoff e playout, così come previsto dal format, chiudendo la stagione intorno al 20 agosto e dando circa 10 giorni ai club per fare le iscrizioni alla successiva stagione. E a proposito di Pescara, ieri sera serata a Marcord nel corso della trasmissione replay di Enrico Rocchi con l'intervento di Leo Junior collegato dal Brasile. Un'ora e una mezz'ora trascorsa tra sorrisi ed aneddoti. Vediamo. Ha aperto l'album dei ricordi Leo Junior, indimenticato fuoriclasse brasiliano che ha indossato la maglia del Pescara dall'87 all'89 guidando i biancazzurri di Giovanni Galeone nell'unica salvezza in Serie A, stagione 87-88. Lo ha fatto ieri collegato dal suo Brasile nel corso della trasmissione replay di Enrico Rocchi. Junior ha lasciato il segno con la sua simpatia. Totò, io ti dico, prima, guarda, io adesso... magari a dicembre ti faccio un invito, tu vieni a fare il Babbo Natale qui per il mio nipote che con questa barba diventa il vero Babbo Natale, guarda. Lo farò. E poi via con aneddoti e racconti che testimoniano quanto sia stato e sia tuttora così forte il legame tra Junior e la città di Pescara. Ha fatto parte di uno dei Brasile più forti di sempre, quello battuto dall'Italia Mondiale dell'82. E dopo 3 anni con la maglia del Torino, ecco la proposta del Pescara, agevolata anche dall'amicizia tra Vincenzo Marinelli e l'allora amministratore del club Granata, Luciano Nizzola. Junior è allettato dalla voglia di vivere un'esperienza diversa e si convince dopo le referenze di Zico che a Udine aveva conosciuto tutto quello che a Pescara sarebbe diventato il profeta. Allora io chiesto a Zico come era la mentalità di Giovanni quando era lì. Lui guarda che lui è completamente diverso di tutti gli allenatori italiani, lui vuole che poi
abbiamo detto che era il calcio champagne che giocava il Pescara, che era il calcio nella maniera offensiva. Sai, ho detto, guarda, penso che questa avventura mi farà bene, anche perché sarò lì al mare, cosa che a Torino avevo bisogno di andare 150 km per andare a Genova e sentire l'odore del mare. Sai, poi ho trovato un ambiente eccezionale in tutti i sensi, posso dire. Poi, quel primo anno nostro, nell'87-88, con le vittorie a San Siro, questa con la Juve, poi le partite che abbiamo fatto, quando guardavo l'Adriatico con 20-25 mila persone tutte le domeniche, quando giocavamo in casa, era un motivo di soddisfazione. Poi ha creato, non solo a me, per me, ma anche per i miei compagni, anche per il proprio Galeone, una motivazione al di là di quello che ci aspettavamo. Io dico che i due anni che ho vissuto a Pescara mi sembrano di essere stati 10, perché ormai mi sono innamorato della città, ci torno spesso. Totò è uno dei testimoni che vengo sempre, perché sono rimasto veramente legato alla città. E poi, in questi due anni, ho partecipato di un sacco di partite dei miei contemporanei, come Altobelli, come Stilic, e ero giocatore del Pescara. Allora ho portato in giro, diciamo, questa, il nome della città e della squadra che giocavo con me, e questo mi ha fatto un grossissimo piacere. Testimonianza molto molto bella quella di Leo Junior, con cui concludiamo questa prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i servizi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.